Contrariamente a quando avevo pensato e vi avevo annunciato, continuo e finiamo questo ultimo squarcio di Quaresima, prima di iniziare la Settimana Santa, ancora con la luce nella Quaresima del Vescovo Oscar Ranulfo Romero. Mancano pochi giorni all'inizio della Settimana Santa in cui apriremo altre porte, altri orizzonti che ci aiuteranno meglio a vivere il mistero della passione, della morte e della resurrezione di Cristo. Ma pensando proprio agli ultimi discorsi, alle ultime omelie di Monsignor Romero, ecco, credo che sia opportuno pensare come un pastore che rappresenta Cristo in mezzo al suo popolo muoia per il suo popolo e difende il suo popolo, e così lo libera. Quindi nella vita di Romero c'è il dolore, la passione del popolo, ma anche la passione e il dono del proprio pastore. Allora, andiamo al 23 marzo 1980. Sappiamo che, come ho detto nella puntata precedente, in una omelia, Monsignor Romero dice che dopo aver esaltato il suo popolo crocifisso dalle oppressioni dei poteri forti del suo tempo, affermò che con un popolo tale non è difficile essere un buon pastore, perché vedete, la violenza che produce sangue, l'oppressione, l'ingiustizia sul popolo innocente è come appunto il sangue dei martiri, produce santità e produce coraggio e profezia nei propri pastori. Tra gennaio e febbraio del 1980, ancor prima che in El Salvador scoppiasse la guerra, vi furono circa 600 morti. E il 16 marzo, proprio a proposito di queste morti, Romero disse che nulla gli importava tanto quanto la vita umana. E poi, una settimana dopo circa, il 23 marzo, lui scrisse queste parole: «Io vorrei fare un appello in modo speciale agli uomini dell'esercito e in particolare alla base della Guardia Nazionale, della polizia e delle guarnigioni. Fratelli, diceva Romero, siete del nostro stesso popolo, uccidete i vostri stessi fratelli campesinos e davanti all'ordine di uccidere dato da un uomo deve prevalere la legge di Dio che dice non uccidere. Nessun soldato è obbligato a obbedire a un ordine contro la legge di Dio. Nessun soldato è obbligato a uccidere contro la legge di Dio. In nome di Dio, concludeva Romero, in nome di Dio e in nome di questo popolo sofferente, i cui lamenti salgono fino al cielo ogni giorno più tumultuosi, vi supplico, vi prego, vi ordino in nome di Dio, cessate la repressione. Parole su cui dobbiamo semplicemente fare silenzio e riflettere. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!